Ti scrivo da un'epoca non epica, come avevi predetto a gola aperta, dove la vergogna globalizzata è vissuta come orgoglio e l'orgoglio autentico viene bonificato con i lanciafiamme mediatici, in campagne di guerra subliminali ad opera di squadre istituzionali di disinfestazione che allargano a tutta la collettività il compito di sradicare il talento ovunque si trovi. Un lavoro sporco per desfogliare la pelle ustionata da questo napalm oscurantista e da altre sottili, innovative forme di sterminio cerebrale di stampo tecno-omologante che abilmente mimetizzate non sono riconoscibili. Ma forse, per estremo paradosso, sono più feroci delle camere a gas perché ci lasciano vivi. Dopo aver asportato a crudo la nostra parte migliore, censurata e disattivata, esponendola al museo criminale degli irriducibili. Diciti uno, diciti due, diciti tre. Un disegno planetario perverso che mira in modo sistematico a recidere la memoria morale e culturale del più recente passato umanistico e dei loro protagonisti di riferimento. Le generazioni del nuovo ordine saranno così rifommattate e il backup non salvato assicurerà l'archiviazione del sogno. Una società di decapitati non pensa più, agisce meccanicamente secondo le coordinate dettate da poteri unificati che concertano in sabba segreti. La modificazione genetica in senso interpersonale di un'intera civiltà.